3x8, vi hanno detto che non funziona, lo so, a me hanno detto che Attacco dei Giganti è soltanto un cartone. Li eliminerò tutti, senza lasciarne neppure uno. Vuole pazienza. Comunque, analizziamo le diverse modalità, i diversi 3x8 per capire qual è il più efficace. Partendo dal primo, quello che prevede una costanza nelle ripetizioni. 8 ripetizioni alla prima serie, 8 alla seconda, 8 alla terza, oh mio Dio, ma non c'è cedimento, i livelli di effort, basta. Questo approccio alle serie multiple è interessante in tutti quei frangenti in cui si vuole volutamente evitare la fatica per evitare un deterioramento tecnico su tutti quei movimenti che hanno dei connotati sotto questo punto di vista veramente importanti. Approccio magnifico per i neofiti o quando all'interno della routine subentra un movimento che ha per l'appunto necessità di alcune attenzioni esecutive veramente importanti. Prima lo imparo, poi mi ci spremo, no? E basi. Il tutto si evolverà probabilmente poi nel secondo tipo di 3x8. Allora, noi sappiamo che lavorare a totale esaurimento oppure mantenersi una o due rep in canna non porta grandissime differenze sotto il punto di vista dello stress muscolare, della fatica sì. E quindi avremo un 3x8 con un 10 RM circa, quindi nella prima serie 8 ripetizioni con 2 di scarto, è stimolante. Nella seconda serie avremo un 8 su 8, quindi arriviamo al cedimento all'ottava ripetizione, stimolante. Nel terzo set probabilmente perderemo un ulteriore 20-25%, faremo 6 colpi, quindi un 8, 8, 6. 3 set stimolanti che mi permettono comunque di avere quella serie extra nel determinato esercizio senza vedere un crollo a picco delle ripetizioni. Ma Matteo, non vale la pena tirar via la terza serie e mettere un secondo esercizio? No, non sempre. Anche perché chi si limita a fare meno volume per esercizio, quindi un paio di serie, spesso fa delle cazzate nell'accostamento degli stessi. Quindi, ad esempio, delle spinte al multipower e delle spinte alla chest press. È inevitabile che pur essendo due serie, nel secondo esercizio avremo una ripercussione importante sulla qualità del lavoro fatto. Abbiamo poi il terzo tipo di 3x8, quello con un 8 RM, quindi avremo 8 ripetizioni tirate nel primo set, 6 nel secondo, 5-6, e 3-4 nel terzo set. È questo il frangente nel quale vale la pena rimuovere la terza serie e sostituirla magari con un altro movimento oppure con un set di back-off, dato che le fibre più alta soglia di attivazione le abbiamo distrutte, vale la pena lavorare su quelle più difficilmente affaticabili aumentando il rep goal sullo stesso movimento. Questa è una scelta che sta a voi. Quindi, prima di dire ma non serve un approccio preistorico, riflettete, spesso fate degli errori colossali.